Ripartiamo eh, con la consapevolezza nuovamente che questo è un campionato difficile, che, che anche la Putolana, che qualche domenica fa era sfacciata e giocava con 9 under, oggi ha messo in campo. Una squadra che, con tanti nomi importanti. Non ci sarà una ripartenza per Nicola Ragno. Questa è la decisione presa dalla dirigenza del Bitonto all'indomani della sconfitta interna contro la Putiolana nel recupero della dodicesima giornata del gruppo H di Serie D. Poche note, in un comunicato ufficiale, spiegano che la decisione è maturata al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti finora dalla squadra, con l'obiettivo di dare una svolta in positivo alla stagione nero verde e raggiungere gli obiettivi prefissati. Tradotto, i 18 punti messi insieme in 14 partite di campionato e la decima posizione condivisa con il Molfetta, a meno 10 dalla vetta oggi occupata da Lavello e Picerno, che hanno però giocato due partite in più dei Nero Verdi, non sono stati ritenuti sufficienti per proseguire con la gestione Ragno. Il tutto nonostante le attenuanti che certo non mancavano, una stagione avviata in netto ritardo per le note vicissitudini legate alla giustizia sportiva, una rosa allestita in 15 giorni e poi completata in corso d'opera, infine il Covid che ha costretto la squadra a restare lontana dal campo per più di tre settimane. Ragno paga però la scarsa continuità di risultati con un Bitonto mai andato oltre i tre risultati utili di fila e le ben sei sconfitte. Insieme all'allenatore Molfettese non farà più parte dello staff il collaboratore tecnico Giuseppe Alberga, favorito numero uno per la sostituzione, e Valeriano Loseto ex allenatore di Fidelisandri e Gravina che potrebbe ripartire dal città degli Ulevi. Prossima tappa in campionato, intanto domenica la trasferta sul campo di un Fasano, Reduce da quattro risultati utili di fila.